Bene, lo comincio. Prego. Bene. Beh, grazie per l'invito, grazie di questo bellissimo posto, di questo bellissimo luogo. Diciamo, come ci siamo accordati, vi racconto un po' quello che stiamo facendo a Gaza e anche, se abbiamo un attimo di tempo, le relazioni che ci possono essere con noi, con Venezia, con diciamo, il Nord-Est. Noi abbiamo avuto un incarico da parte di un'agenzia delle Nazioni Unite che si chiama UNDP, che si chiama United Nations Development Program, che è un'agenzia molto grande, molto presente, e con cui avevamo firmato ancora tempo fa, prima del 7 ottobre, avevamo firmato un accordo per una collaborazione su tutti quelli che loro chiamano Arab States, che sono diciamo 22 paesi che vanno dalla Mauritania alla Somalia all'Iraq, compreso il Sudan, eccetera. Di collaborazione e soprattutto su lavori di ricostruzione. Questo perché lo UAV è esperto, diciamo, di ricostruzione, è da 100 anni, dal terremoto di Messina, che ci interessiamo di queste cose, e diciamo, negli ultimi anni, soprattutto dopo la guerra in Siria, ci stiamo interessando in maniera molto forte. Questo grazie, diciamo, a degli studi che abbiamo fatto. Questi studi sono studi che riguardano proprio le tecniche di ricostruzione, cioè cosa è successo, come si sono ricostruiti. Diciamo, per noi è equivalente danni di tipo bellico che di tipo climatico, ambientale. Qui vedete c'è anche Benzone, diciamo, terremoto in Friuli, tanto per. Perciò abbiamo analizzato moltissimi casi, abbiamo analizzato più di un centinaio di casi e adesso esce anche una raccolta, un atlante molto ponderoso su questi casi, su quali sono state i metodi, le tecniche, la natura, i risultati di questi tipi di ricostruzione. Per quanto riguarda, diciamo, la parte più bellica, diciamo, e delle distruzioni, diciamo, di tipo bellico, abbiamo raccolto, diciamo, alcuni principi che ci sembrano ormai suffragati dal punto di vista scientifico. Un principio è questo: i conflitti hanno una ricorrenza, cioè ritornano, magari i Balcani, ritornano su alcuni luoghi. Guarda caso, dove la ricostruzione non è buona o ci creano dei problemi sulla ricostruzione, questa ricorrenza è sicuramente più veloce, più forte ed esiste. Questo vuol dire essenzialmente una cosa, che durante i periodi di ricostruzione si maneggiano anche dei dati molto sensibili, complessi, gli assetti proprietari, tanto per dire, le iniquità e dei problemi di rivincite o nei vendette di qualsiasi tipo su assetti di questo tipo hanno dei problemi. E perciò, diciamo, questo produce tensione. L'altro problema è che noi abbiamo fatto questo lavoro abbiamo fatto dei lavori sia per la Nazione Unita sia per la World Bank, e perciò anche analizzando anche le forme di finanziamento di queste di come vengono finanziate. E, diciamo, essenzialmente dal dopoguerra ad oggi, diciamo, il mondo occidentale e le agenzie internazionali agiscono nello stesso modo, nello stesso identico modo in cui è funzionato, diciamo, il piano Marshall, i piani di ricostruzione, ma anche in Estremo Oriente, in Giappone, eccetera. Perciò che presuppongono di avere grandi prestiti delle entità statali che nel bene o nel male esistono, e di avere grandi imprese di costruzioni, e tutto questo sistema funziona per layers, per strati diversi, le strade, le case, le scuole, eccetera, eccetera, eccetera. Questo sistema non funziona più. Parlando appunto a New York con queste persone che sono, diciamo, molto, molto pragmatiche, di stampo anglosassone, molto pragmatiche, dico, oggi come oggi, loro dicono: noi non sappiamo se la nostra proposta è buona o cattiva. Sicuramente,
quello che viene fatto attualmente non funziona. Non funziona perché, diciamo, il caso eclatante, diciamo, il caso ultimo, più alle estreme conseguenze, è stata la ricostruzione di Beirut. La costruzione di Beirut, sapete, è stata fatta da un'impresa di costruzione, che era quella di Hariri, che poi diventa Presidente della Repubblica, tutto concentrato, diciamo, in un unico modo, perciò dentro, diciamo, a un sistema molto, molto centralizzato. In Iraq, sapete meglio di me quante volte si è tentato di ricostruire, e molto spesso questi layers, le scuole, non arrivano all'elettricità, non arrivano le strade, eccetera, eccetera, eccetera. Perciò questo sistema che qui, diciamo, è da questa parte, sulla destra, sulla vostra sinistra, ecco, sulla vostra sinistra, questo sistema noi lo chiamiamo top-down, perciò, diciamo, è un sistema forte. Questo sistema forte non funziona. Perciò l'unica alternativa che noi vediamo rispetto a questo sistema di erogare crediti e di impostare la ricostruzione è un sistema esattamente al contrario. Bottom up, è perciò un sistema fatto a cellule. In realtà tutto il nostro lavoro è questa slide, poi dopo tutto il resto, diciamo così, è tutto su questa slide. E perciò lì, da quella parte, vedete, cioè sono cellule autonome, cellule, diciamo, da 50-100.000 abitanti, che portano dentro di sé tutto, portano dentro di sé le strade, le scuole, le case, eccetera, eccetera, eccetera. Questo permette di avere prestiti più piccoli, permette di avere un controllo, diciamo, di tipo più sofisticato. Questo procedimento, diciamo, distributivista è una cosa molto italiana. Cioè, era Mazzini che diceva questo. Cioè, Mazzini dice, no, che bisogna riuscire a creare una classe di proprietari piccoli, distribuire in questo senso. In fin dei conti, un successo noi lo conosciamo, che è il piano In a Casa fatto da Fanfani, dopo la Seconda Guerra Mondiale, che è un piano di distributivismo proprio, che è impostato in questa maniera. Perciò noi, la nostra proposta, che è stata accettata dalle Nazioni Unite, è provare questa seconda strategia. Questa seconda strategia, vi dicevo, ha dei vantaggi di coordinamento, di controllo. Ovviamente è più semplice coordinare una cosa più piccola e controllarla. Può essere, diciamo, è più sicuro come tempi, nel senso che si riescono a misurare i tempi, c'è possibilità di emulazione o quantomeno di imparare da errori, c'è la possibilità di scalarla e perciò di aumentare o diminuire la scala di questi interventi, c'è possibilità di avere questo, quelli degli americani, diciamo, i sociologi americani che studiavano, che hanno studiato i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, uno per tutti, si chiama il CLE, questo place attachment, cioè quello che noi diremmo attaccamento al luogo. In realtà i bombardamenti americani ad Amburgo, tanto per dire, non hanno raggiunto il risultato di fiaccare la popolazione. E tutte le ricostruzioni, che lo vediamo in Italia, le conosciamo anche da Gibellina o anche all'Aquila, tanto per dirne una, appena che sposti la popolazione dal luogo, da quel luogo, incomincia a crearsi tensione, problemi. Perciò, diciamo, questo sistema si presta a queste possibilità. L'unico momento un po' che è stato attuato questo sistema, vi dicevo prima, è un po' il terremoto del Friuli, diciamo, ha un minimo di senso, diciamo, su queste cose, diciamo, dentro le nostre latitudini. L'altra possibilità, l'altra grande possibilità che c'è con un sistema, diciamo, impostando un sistema di ricostruzione, è che la ricostruzione diventa volano e strumento di crescita economica. Di crescita economica, ma soprattutto di crescita tecnologica. Perciò la ricostruzione che noi proponiamo, per esempio in questo caso a Gaza, è una ricostruzione ad altissimo livello tecnologico. Perché questo? Perché è molto più semplice da un certo punto di vista. Se si lavora, diciamo, su un terreno abbastanza libero, diciamo così, è buono, perché per esempio non ci sono vincoli di tipo infrastrutturale, perché tutte le infrastrutture sono da rifare, perciò è molto semplice realizzare e costruire case che sono off-grid, cioè perciò sono indipendenti dal punto di vista energetico, elettrico, rispetto ad altre cose. Oppure, per esempio, usare nuovi tipi di materiali. Noi qui proponiamo, tutti i materiali che proponiamo sono esenti d'acqua, sono waterless.
perché i calcoli che abbiamo fatto per ricostruire in Siria, cemento ce n'è, c'è cemento sufficiente per ricostruire, la Siria è tutta fatta in cemento armato, c'è cemento ma non c'è l'acqua sufficiente per impastare, perciò diciamo, c'è un piccolo problema, ecco, per realizzare queste cose. Perciò la grande possibilità è che queste popolazioni possano fare un salto tecnologico molto, molto, molto repentino e molto forte. Questa è una cosa buona che può innescare, diciamo, dei sistemi economici. Qui ci sono, diciamo, esempi di tutta una casistica molto complessa, insomma, di cose che si possono applicare in termini semplici. In termini semplici lì perché non c'è una struttura molto forte, per esempio, per quanto riguarda le strutture. Noi lavoriamo con strutture in poltruso, che sarebbe, diciamo, fibra di vetro, con strutture di fibra di vetro, che è una cosa, diciamo, sono dei brevetti molto italiani, e anche qui noi tentiamo ovviamente di lavorare con tecnologia italiana molto avanzata. Perché non usiamo questi materiali adesso in Italia? Perché noi in Italia abbiamo un'industria del ferro, dell'acciaio, del cemento già molto forte, molto consolidata, che dovrà impiegare molti anni per riconvertirsi. Invece lì ci potrebbe essere questa possibilità. E perciò queste popolazioni potrebbero diventare in tempo molto, molto, molto breve gli esperti mondiali nell'uso di queste nuove tecnologie. Sono tecnologie adatte anche a climi caldi, a climi aggressivi, lì siamo vicino al mare. L'idea è essenzialmente è questa, così, questa è una città, diciamo, post-industriale normale, X qualunque, ci sono dei danni dovuti a conflitti o a qualsiasi altro tipo di cose. L'innesco, diciamo, della trasformazione possono essere dei piccoli pezzi che vanno a ottimizzare il suolo pubblico. Man mano, diciamo, questo processo man mano segue, cresce e man mano si trasforma e diventa, diciamo, la nuova città. Perciò noi non progettiamo urbanistica, dicevo, di tipo tradizionale, come lei diceva prima, ma noi progettiamo processi, cioè processi di innescare processi di trasformazione. Questo è più o meno, diciamo, il confronto che si possono avere tra queste due, tra un'impostazione tradizionale e un'impostazione nuova, diciamo, riuscendo ad avere dei risparmi iperbolici, di spazio comune, di spazi urbani, eccetera, 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 e di progettare in questo modo. Ovviamente queste sono cose completamente nuove che hanno, diciamo, questa fortissima, fortissima possibilità di riuscire a creare fin da subito delle realtà urbane di altissimo livello, diciamo, di post-sostenibilità. Cioè, non un concetto di sostenibilità forse già vecchio, ma insomma innesco troppo in un discorso di volano, ma di post-sostenibilità. Perciò c'è una possibilità, e c'è una possibilità a Gaza. A Gaza noi adesso siamo andati adesso, a dire la verità, nei territori, noi lavoriamo con l'autorità palestinese, diciamo, cioè per incarico delle Nazioni Unite con l'autorità palestinese. Lo UAP ha, diciamo, come tradizione grandi rapporti con questi luoghi, tanto per dire che nell'ordine degli architetti palestinese nel consiglio direttivo ci sono 5 laureati UAP, ecco, perciò parliamo in veneziano, perciò mi viene abbastanza semplice. Ecco, questo qui, il dean dell'Università di Amman, è laureato UAV, il dean della Lebanese American University di Beirut è un laureato UAV, perciò, diciamo, c'è abbastanza conoscenza, diciamo, di queste cose. Queste qui sono alcune mappe che potete vedere non aggiornate ad oggi, che sono le mappe delle distruzioni che ci sono state. Le distruzioni sono
molto molto consistenti. Ci sono alcune cose che, diciamo, nella pubblicistica che leggete normalmente non sono del tutto vere. Non è vero che Gaza era un luogo con una densità abitativa così alta, una densità edilizia così alta, è paragonabile a Bruxelles o alla periferia di Vienna, ecco, come dati proprio numerici. Però, diciamo, in un sistema di questo tipo, con alcuni centri più densi, il resto è un po' diffuso. Il piano generale, che è, come dire, è un punto d'arrivo, ma diciamo come un'idea di riferimento, è quella di riuscire a lavorare, a liberare molto spazio, riuscire a lavorare per nuclei e avere, diciamo così, una qualità urbana estremamente, secondo me, estremamente elevata. Essenzialmente, diciamo, arrivando a queste cifre, che sarebbero delle cifre ottimali anche rispetto a qualsiasi città nel contemporaneo. Perciò, diciamo, Gaza potrebbe diventare un posto molto, molto, molto avanti dal punto di vista proprio del suo disegno urbano e della sua qualità. Per fare questo, ovviamente non è una cosa semplice, è la cosa più complessa. Adesso noi lavoriamo molto con algoritmi e con sistemi predittivi, matematici predittivi, e questo, diciamo, è un sistema che, diciamo, è una specie di sviluppo di un Gantt su cui lavoriamo, perché, diciamo, il grosso problema è la sequenza delle operazioni. Come funziona, diciamo, l'esatta sequenza delle operazioni? Prendo, sposto le macerie, faccio, costruisco un pezzo, eccetera, eccetera, eccetera. Molti mi criticano e mi dicono, ci hanno detto, ma non si può incominciare a progettare senza che non sia finita la guerra. Errore totale, totale, proprio macroscopico, diciamo, in cui anche come italiani qualcosa ne sappiamo, nel senso che in Valdossola erano già pronti i piani di intervento nelle città prima che finisse, un anno e mezzo prima che finisse la guerra. E quando la guerra finisce, quando tutto scatta e diventa velocissimo, i tempi di reazione devono essere velocissimi, perciò bisogna avere tutto pronto, e molte cose si possono fare già adesso, e vi dimostrerò. Il problema è questo, di riuscire a coordinare tutte le diverse azioni in una maniera più sofisticata, una maniera sofisticata che permetta, diciamo, di riuscire a capire e a mettere insieme anche delle trasformazioni di tempi che ovviamente sono contingenti. Qualsiasi materiale che c'è dentro è un materiale che deve essere certificato dall'esercito israeliano, almeno in questo momento. Noi facciamo il presupposto che, insieme con le Nazioni Unite, che non ci sarà embargo dal punto di vista navale, e perciò sarà possibile accedere con le navi, e per questo questa è una tempistica, diciamo, di interventi. Qui è una sequenza, come vedete all'inizio tutte le parti, diciamo, di desalinizzazione, di energia, eccetera, possono essere imbarcate in navi. È una cosa che abbiamo studiato anche con la nostra marina militare, tutte le possibilità che abbiamo rispetto a questo. Poi ovviamente si costruiscono i primi moli, e poi questi, poi dopo man mano cresceranno, intanto la città può crescere. E anche questo, diciamo, questo è concordato sia con i palestinesi, ma anche con noi le parliamo quotidianamente, ogni giorno, anche con i funzionari che sono dentro a Gaza. Perciò rifiutiamo completamente come strategia quella di avere dei ripari temporanei. Perciò tende, queste cose qui, proibite, le proibiamo.
cioè per noi non esistono. Lavoriamo subito con meccanismi che poi possono essere solidificati e trasformati in cose molto. In questo caso, vedete, ci sono delle corti qui azzurre, che sono quelle che si possono organizzare subito, che diventano il sistema di innesco di tutto il meccanismo urbano, poi come vedremo. Questa, qui vedete i vari punti della città, ci sono le trasformazioni, per esempio sui bordi dove si vuole solidificare, diciamo, i bordi verso la campagna e riuscire a liberare molto. E queste, invece, sono le parti centrali della città, come si possono trasformare. Perciò, per quel che riguarda proprio i primi interventi li stiamo facendo, nel senso che li abbiamo già finanziati. Ovviamente noi qualsiasi cosa che facciamo, lo facciamo con il nostro Ministero degli Esteri, ovviamente, insomma, siamo sempre in contatto. Qui, diciamo, c'è anche un apporto molto forte dei tedeschi, sono molto, molto attivi rispetto a questo, e finanziano un progetto italiano, insomma, e questo perciò per noi è una cosa anche molto importante. Queste sono le prime indagini che abbiamo fatto, questi sono tutti i punti, i luoghi dove si può partire a Gaza oggi, cioè nel senso che sono liberi, sono possibili infrastrutturali, accessibili, sono posti, luoghi piccoli, diciamo, che possono innescare questo processo anche di lavoro, perché qui, diciamo, il problema essenziale di questa cosa è di avere un'economia, che iniziare e creare un'economia in cui la ricostruzione è una parte iniziale, e poi, diciamo, vi mostrerò i nostri obiettivi più alti. E questo è possibile, questi sono tutti gli elenchi, diciamo, dei luoghi su cui possiamo già intervenire in questo momento, e sono già luoghi, come dire, bonificati e certificati anche dall'esercito israeliano, cioè c'è qui, diciamo, c'è tutto un, le Nazioni Unite fanno tutta una serie di passaggi molto molto complessi, come anche, diciamo, tutta l'impostazione che abbiamo fatto, sono stati fatti tutta una serie di passaggi molto complessi con i segretari di Stato a Washington, eccetera. Queste sono le possibilità, diciamo, su un'immagine più zoomata, questi pezzi che sono diversi man mano possono crescere e possono formare, diciamo, queste enclave. Queste enclave sono dei veri e propri centri storici, cioè dei centri storici di tipo mediterraneo, diciamo così, molto simili ai nostri, sono uguali a quelli che sono in tutto il Mediterraneo, perché stessa faccia, stessa razza, e sapete bene che sono molto simili, diciamo così. Diventano medine di questo tipo, di altissima qualità, secondo noi, di altissima qualità urbana. I vantaggi, anche qua ci sono dei vantaggi molto grandi, sono dei vantaggi, come potete vedere, di interazione di questo, cioè come mai il nostro riferimento è un riferimento della città storica mediterranea? Perché la città storica funziona per il clima, funziona dal punto di vista della gittata delle infrastrutture, ha delle misure adatte, eccetera, eccetera, eccetera. È molto riconoscibile, è proprio quello che, diciamo, che caratterizza in maniera molto forte proprio l'attaccamento al luogo, insomma, dà molto forte questo attaccamento al luogo. Ecco, questo è il punto in cui noi siamo. Noi adesso mandiamo 6 persone a lavorare giù negli uffici, giù alla palla, e incomincia, diciamo, tutta questa cosa. Ovviamente qui non si muove foglia, cioè restiamo a questo livello di sviluppo fino al 5 novembre, e dopo il 5 novembre si saprà, insomma, cosa succede e diciamo che tipo di sviluppo può avere, diciamo, questo tipo di ipotesi che è stata firmata da tutte le organizzazioni delle Nazioni Unite, dalle organizzazioni palestinesi e anche da quelle israeliane. Perciò noi proviamo a fare questo. Ma quello che ci interessa soprattutto, perché noi siamo veneziani e perciò, diciamo, ci interessa questo, è i rapporti che si possono innescare, diciamo così, tra noi e questi luoghi
A me spesso mi chiedono, mi dicono, ma senti, guarda, io a Venezia ho tutte queste proprietà e così cosa posso fare in quel pallino lì o in quell'altro pallino lì? E l'unico modo per poter rispondere a questa domanda è uscire, è guardare diciamo, da un livello, diciamo, da un punto di vista un po' più alto. Il problema che abbiamo è essenzialmente questo, diciamo così. Se, come vediamo, il canale di Suez ha dei problemi, per noi sono dei problemi molto grossi, nel senso che se la rotta artica e la rotta africana vanno a finire a Rotterdam e noi siamo fuori. Perciò noi, il nostro interesse primario è che questa rotta sia percorribile e, diciamo così, è meglio, forse è meglio prepararsi anche a una nuova rotta, perciò diciamo a lavorare per un canale di Suez su terra. Il canale di Suez su terra è un corridoio economico che colleghi il nord-est all'India. Perché l'India? Perché l'India ha più popolazione della Cina, hanno tecnologie avanzatissime, perché cioè sono sulla Luna, insomma, che loro stanno lanciando, e è proprio, diciamo, un nostro possibile grande partner del futuro commerciale. L'IMEC, questo India Middle East Europe Corridor, è stato approvato dal G20 di Nuova Delhi a settembre, è stato approvato e collegherebbe, diciamo, la parte del Mediterraneo a soprattutto il Gujarat, cioè soprattutto la parte del Gujarat e la parte di Ahmedabad. Da sempre quel luogo è un luogo di grande incrocio. Voi sapete che questo signore Adani, che è il secondo, il primo più ricco dell'India, che non so se è decimo o ventesimo, insomma, più ricco del mondo, ha comprato il 70% del porto di Haifa. Perciò questa cosa sta già andando avanti. E sapete che Adani è di Ahmedabad, lui è di Ahmedabad. E forse vi ricordate che per tre volte, diciamo, il governatore di Ahmedabad è stato Modi l'attuale presidente, anche lui è Gujarati e viene da lì, e Adani è il più grande finanziatore di Modi. Perciò lì c'è da sempre, diciamo, un rapporto molto forte. Io sono stato un paio di volte ad Ahmedabad, perché Ahmedabad è uno dei centri con delle architetture straordinarie, bellissime, insomma, ci sono architetture di Le Corbusier, di Louis Kahn, di Doge, cioè architetture molto, 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 molto belle, molto importanti. I cotonieri di Ahmedabad erano quelli che hanno finanziato Gandhi, erano i finanziatori Gandhi, difatti lasciano di Gandhi e dentro ormai in città di Ahmedabad, progettato, diciamo, da un grande architetto indiano. Sono andato a visitare questa villa fatta dalle Corbusier per questa Madame Sanabai, villa bellissima, dentro un parco di ettari in centro della città, una cosa bellissima, e la guida che avevamo, che ci portava qua, diceva: mio padre lavorava per Sanabai, che e quando è morto, quando è andato in pensione mio padre, che già gli stava per morire così, il Sarabai gli ha regalato una moneta. Gli ha regalato una moneta d'oro, ed era una moneta romana, per dimostrargli quanto da loro, da sempre, che commerciava con l'impero romano, eccetera, eccetera. Una moneta romana. Questo è il mondo di riferimento, diciamo, che c'è in Gujarat. E questa è la possibilità che c'è. Le parti che vedete tratteggiate sono le parti da realizzare.
Ovviamente l'Italia c'è in questo progetto, diciamo, l'Italia c'è, potrebbe esserci di più, però come sempre, diciamo così, stiamo spingendo perché l'Italia ci sia di più. Ovviamente vedete subito, insomma, le possibilità, gli strateghi, diciamo, vedete subito che questa è l'unica possibilità alternativa, diciamo, al canale di Suez, molto più veloce, anche avete visto prima i tempi, è molto più veloce e accessibile, diciamo, oltre lo stretto di Hormuz, da due punti, da un punto in Oman, che è un punto invece, diciamo, negli Emirati Arabi. Ovviamente questa cosa non piacerà a qualcuno, ovviamente non piace alla Silk Road, a Belt and Road Initiative, ovviamente va in contrasto perché questo è un progetto anticinese, diciamo così, va anche contro questo progetto, che è il progetto turco, diciamo, di portare l'oleodotto, portarlo attraverso la Turchia direttamente dall'Iraq. Ovviamente in questo percorso, che è un percorso che sarà sui treni, c'è anche finanziato solo infrastrutture, ovviamente, di cavi e soprattutto anche di idrogeno, di tubi di idrogeno. E l'altro, diciamo, che è quello che, come ben sapete, è stato l'innesco della guerra in Siria, diciamo, che era il progetto di questo. Perciò non è cosa semplicissima da fare, però mi sembra che sia l'unica cosa da fare e sia l'unica nota positiva in questo momento di guerra. Perché se sulla facciata, diciamo, mediterranea, invece di avere come recapito solo Haifa, noi potremmo avere Gaza, anche come recapito, è una discussione proprio il porto di Gaza, e ovviamente questo vuol dire molti soldi, vuol dire molta possibilità di lavoro, vuol dire pace. Questo vuol dire pace. La pace si costruisce in questo modo, non si costruisce, dando grandi opportunità economiche. E l'altra possibilità ci sarebbe quella di andare a Tartus. Come sapete, Venezia e Tartus hanno siglato un accordo ancora tempo fa, un accordo di collaborazione. A Tartus, sapete, c'è la base russa, più o meno 15-20 chilometri di costa sono occupati, però non è detto che questa base nel Mediterraneo resti, perciò, diciamo, potrebbe essere, diciamo, la terza possibilità. Perciò se quella facciata diventa una facciata economica, cioè di grande sviluppo economico, e arriva, diciamo, tutto questo sistema, io penso che ci sono speranze per poter pensare che ovviamente l'altro recapito in alto è il recapito veneziano. Qui lo vedete, diciamo, un po' più di dettaglio, e qui vedete un po' più di dettaglio, diciamo. Noi ragioniamo, diciamo, con l'Italia ormai comprensiva della sua zona economica esclusiva. Perciò per noi l'Italia è Italia più in zona economica esclusiva, vuol dire un'Italia grande tre volte tanto, diciamo così. Ovviamente, diciamo, l'attacco, diciamo, nel nord-est è un attacco che va tutto ripensato, non può essere pensato così come ce l'abbiamo attualmente, e perciò, diciamo, bisogna riprendere il progetto che in realtà originalmente era di Paolo Costa. Vi ricordate, Paolo Costa è stato rettore di Svizzera Foscari, è stato sindaco, diviene commissario europeo, le fate tutte, insomma, presidente del porto, insomma, le fate tutte. Con Paolo, con vecchio amico, stiamo lavorando proprio a riportare, diciamo, in vita quel progetto. Progetto che avrebbe molto senso se lo guardiamo così, con l'iniziativa dei tre mari, cioè con gli stati che guardano l'iniziativa dei tre mari, che sono il Baltico, il Mediterraneo e il Mar Nero. Rispetto a quello, diciamo, l'attacco del nord-est sarebbe molto vantaggioso, ovviamente concorrenziale con l'attacco del Pireo. Il Pireo però c'è un piccolo problema, che è di proprietà dei cinesi. Invece per il momento noi non ci siamo ancora venuti, diciamo.
Perciò diciamo questo riesce a entrare diciamo, in dialogo con tutto il sistema diciamo, delle comunicazioni europee. Questa è la posizione che dovrebbe avere il nuovo porto offshore. Il porto, sapete, deve essere offshore, deve essere fuori, per riuscire a collegare e ad avere diciamo, un pescaggio superiore ai 25 metri, un fondale superiore ai 25 metri, per poter far arrivare anche le navi grosse. Il costo è aggiornato più o meno questo. Scusate, è un costo molto, molto accessibile secondo noi e perciò questo potrebbe far funzionare tutto il sistema del nord-est, perciò che va da Ravenna fino a Ravenna, Chioggia, Venezia, Monfalcone, Trieste, Capodiste, un sistema diciamo portuale unico. Questo sarebbe una grande occasione per il nord-est, io penso senza questo non andiamo da nessuna parte. E per questo penso che il nord-est deve avere una politica rispetto a questo e delle chance. Se ci fosse un porto offshore, noi potremmo liberare diciamo, tutta la costa, far lavorare, sapete, la litoranea, diciamo, quella linea di la vecchia linea di rifornimento per cioè, ancora fatta dalla Senarissima, ma poi diciamo potenziata come linea di rifornimento per le truppe durante la prima guerra mondiale, che è quella serie di canali dentro che sono più belli di quelli della Provenza, che passa alle lagune, e perciò di avere una connettività anche molto dolce e perciò aumentare in maniera esponenziale, riuscire a aumentare in maniera esponenziale anche il turismo. Perché forse non lo sapete, ma la costa che va diciamo, da Chioggia a Trieste è il luogo più turistico d'Italia, 41 milioni di turisti. E qua potete vedere, per esempio, che e ve lo sfido, lì potete leggerlo, però ve lo vi potresti dare a dire qual è la quinta città più turistica d'Italia, è Cavallino, insomma, che batte tutto il resto. Insomma. Perciò, diciamo, vedete lì, cioè, insomma, adesso non riesco a leggere qui, però diciamo, Venezia, Cavallino, San Michele Tagliamento, Caorle, Lignano, ecco, tutte le cose che sono più di Torino. Perciò c'è questa chance, diciamo, c'è questa gigantesca chance. Ovviamente per fare questo, quando mi chiedono ma cosa faccio, un puntino, dico beh guarda, ripensa a Venezia in un'altra maniera, ma ripensa al tuo puntino diciamo anche in un'altra maniera e soprattutto ripensa alle possibilità che abbiamo e le chance che abbiamo anche rispetto alle cose che stiamo facendo riusciamo a mettere insieme e perciò rispetto anche alla ricostruzione di Gaza che va insieme diciamo anche con lo sviluppo del nord-est e queste sono delle immagini di come potrebbe diventare. Grazie. Grazie.